Lucrezia Moro è artigiana tessile specializzata in maglieria e insegnante di tintura naturale e botanica. L'anno scorso per la prima volta ha tenuto un corso qui alla Fattoria dell'Autosufficienza, appunto di tintura naturale, dal quale tutti quanti sono usciti entusiasti, quindi siamo felici di averla adesso qui in collegamento e speriamo che in questo poco tempo ci potrai già dare qualche spunto interessante. Allora, innanzitutto grazie per l'invito perché è sempre bello incontrarsi e sentire gli altri relatori, alcuni li conosco personalmente, quindi diciamo questa grande famiglia dell'autosufficienza che cresce e che dà stimoli è sempre bello rincontrarla. Quando mi avete chiamata per chiedermi di partecipare ad Autosufficienza Live, mi avete chiesto di fare una dimostrazione di tintura. Diciamo che quello che vi farò vedere oggi non è prettamente tintura, ma sono dei processi molto semplici dal punto di vista della preparazione che possiamo realizzare in casa con i nostri figli, con i nipotini, con gli amichetti dei nostri figli per realizzare delle decorazioni su carta utilizzando dei prodotti che troviamo nei nostri giardini, nelle nostre cucine. Questo perché la tintura è un processo molto lungo, quindi c'è bisogno di magari un'ora, 2 ore, 3 ore, fare degli ammolli o dei processi che vanno dalla mattina alla sera. Cosa che, dando più giorni insieme alla Fattoria dell'Autosufficienza, a maggio riusciremo a fare. In 40 minuti, 45 minuti di dimostrazione live non sarei riuscita. Però do la mia disponibilità se avete già iniziato a fare dei piccoli tentativi con la tintura naturale attraverso i canali social o attraverso la Fattoria dell'Autosufficienza, potete tranquillamente scrivermi e sarò ben felice di aiutarvi. Oggi vi farò vedere tre materiali tintorei. I materiali tintorei vengono così chiamati perché hanno al loro interno delle molecole che sono molecole di origine vegetale, quindi organica, conferiscono insieme a tante altre proprietà che possono essere anche benefiche per l'organismo, altri relatori hanno parlato di alimenti che io potrei utilizzare per tingere, che però fanno bene anche alla nostra alimentazione, al nostro corpo. Quindi queste sostanze che danno colore, che si chiamano cromogeni o cromofori, quindi portatori di colore, hanno una loro vita. Oggi vi farò vedere i coloranti. Uno è estratto dal petalo della rosa rossa. C'è recentemente stato San Valentino, voi vedete un ambiente molto pulito e bianco intorno a me, ma in realtà c'è un mega mazzo di rose qui accanto a me, ci sono dei melograni, ci sono dei rami, perché appunto cercherò di farvi vedere in modo ordinato, ma sono piena, circondata da materiale tintorio. Allora, il petalo della rosa rossa, quando ci regalano dei fiori o dei mazzi di fiori, è molto divertente da essere utilizzato in casa per la realizzazione di inchiostri, anche inchiostri freschi, che di fatto non sarebbero propriamente dei inchiostri, però permettetemi questa licenza. Il cavolo viola è un altro elemento tintorio da utilizzare su carta perché non va bene per la tintura della stoffa, tra un pochino vi spiegherò perché e lo vedremo insieme su carta che cosa succede sia con i petali che con il cavolo viola e il melograno. Ho portato da casa dei melograni molto molto vecchi, quasi ammuffiti, raccolti da terra. Se avete amici con i giardini ve ne danno a buste. Vanno bene i melograni anche non innestati, cioè quelli che non sono buoni per essere mangiati perché magari non hanno un buon sapore. E sono invece estremamente buoni anche per la tintura delle stoffe, proprio perché hanno al loro interno due famiglie di coloranti, una è quella dei tannini e l'altra è quella dei flavonoidi. Ma adesso farò questa manovra cercando di farvi vedere le mie mani piuttosto che la mia faccia. E devo cambiare inquadratura, non so se saranno le ragazze ad aiutarmi perché io ho attivato anche l'altra telecamera. Devo farlo io dal telefono. Io vedo anche l'altra telecamera, quindi la vedo già. Perfetto, si sente, forse devo attivare l'audio, vediamo. Sì, riuscite. No, non ti sento così. Continuo a non sentirti. Mi Perché sentite? sì. Perfetto, c'è il riverbero?
No. Ottimo, allora possiamo cominciare. Allora, purtroppo l'inquadratura è quella che è, io cercherò di stare in questo spazio e di indicarvi di volta in volta i prodotti che ho davanti a me. Dunque, prima cosa, come si fa a utilizzare i prodotti delle nostre cucine? Io ho portato qui un bel tavolo viola, un tavolo cappuccio viola, che ovviamente non c'è bisogno di utilizzarlo tutto. Io ho utilizzato soltanto le foglie più esterne, quelle che magari risultano un po' più coriacee o che magari sono danneggiate e non vogliamo impiegare direttamente nelle nostre preparazioni, quindi potete usare veramente lo scarto di questa pianta. Se invece avete bisogno di una grossa quantità di questo alimento, potete tagliarlo a spicchi e evitare il costolone bianco. Io l'ho, non si vedono le mani? Io le vedo, probabilmente devono semplicemente selezionare lo schermo. Dalla regia mi hanno detto che l'hanno messo come principale comunque. Mi scrivono tutti che non vedono le mani. Posso chiudere con... Però poi forse ci ritorniamo sull'altra telecamera, ho paura di non rientrare. Ora sì, ora sì, ora sì. Grazie a tutti quanti. Grande, super feedback, siete tantissimi. Va bene, quindi le mani si vedono. Ok, sì. Non avete perso niente, ho sempre il cavolo cappuccio in mano. Quindi, dicevo, come si utilizza il cavolo cappuccio? Io suggerisco di utilizzare una centrifuga, quella che si usa per fare i centrifugati di carote, mele, eccetera, eccetera, in modo che il succo sia veramente molto denso e concentrato, quindi questo colore qui, oppure un mini pimer con un goccino di acqua, altrimenti semplicemente lo frantumate ma non ottenete il succo, poi dovete filtrarlo bene, togliere i residui. Grazie per tutti i messaggini, vedo le faccine. Grazie, ottimo che vi interessa, scusate. Se ci sono domande magari vi rispondo alla fine. Quindi, la centrifuga è quella più efficace. Ovviamente, come tutti i prodotti freschi e gli estratti freschi, ha una vita abbastanza breve. Quindi lo dobbiamo conservare in frigorifero, in un vasetto possibilmente fatto bollire per qualche minuto, in modo che non ci siano possibili batteri o che si vadano a creare delle mucillagini, quindi conservandolo più a lungo in questo modo, e magari con qualche chiodo di garofano, che appunto ha questa proprietà di poter conservare liquidi, oltre a tantissime altre proprietà nelle quali non mi addentro, però io personalmente uso 4 chiodini di garofano, circa un barattolo da 250-300 ml, e sono più sicura di conservare bene sia le tinture che utilizzo e che mi avanzano, sia gli inchiostri. Detto questo, la centrifuga di cavolo viola fa parte di una famiglia di coloranti che si chiamano antociani. Gli antociani sono presenti, per esempio, nel vino, nell'uva a buccia rossa e in tutte le bacche dal colore violetto, che possono essere, diciamo, quelle delle nostre tavole, quindi i mirtilli, le more, le varie bacche viola che potete incontrare, o in bacche tossiche che si trovano in natura, come il viburno, il ligustro, le bacche dell'edera, che adesso appunto si stanno presentando, iniziano a essere belle viola. Su queste bacche io preferisco, vi sconsiglio di utilizzarle all'inizio, soprattutto se lavorate con i bambini, perché per esempio nelle bacche dell'edera è presente una saponina che può irritare la pelle, così come l'ingestione dei cespugli, delle bacche da cespuglio che vi ho menzionato prima, potrebbero comunque generare degli effetti fortemente indesiderati. Quindi restiamo su quello che si può mangiare e che possiamo comprare. Potrebbe andare bene anche un succo di mirtillo che non è più, diciamo, nella data buona per il consumo e quindi lo vogliamo riutilizzare, basta filtrarlo e utilizzarlo per dipingere. Quale modo? Io adesso vi farò vedere un effetto molto facile da ottenere. Quindi questa è la nostra centrifuga di cavolo cappuccio. Se io vado a fare un effetto semplicissimo su carta, vado ad avvalermi di due modificatori del pH. In questo caso, lavoriamo con i bambini, possono essere semplicemente del limone, della cenere. Del caminetto, possibilmente da legna, se è da carta è meno efficace. Guardate cosa succede. Piano piano
La parte io vado a alterare con il limone, purtroppo la luce non lo fa vedere molto bene. Vi faccio vedere su una prova che ho fatto questa mattina. Questo è cavolo cappuccio viola. La parte alterata con il limone diventa rosa, questa qui. La parte alterata con la cenere diventa blu. La parte alterata, questa è la soda, Solvay, che si trova dal ferramento, diventa gialla. Osservando piano piano, io lo vedo che è fucsia, purtroppo noto dallo schermo che non si vede molto. Ma andiamo avanti. Se io vado a mettere un pochino di cenere, attendo, avrò un altro effetto. Se invece vado a lavorare con un'altra base, che in questo caso è il bicarbonato di sodio, ottengo un viraggio, così si chiama in gergo tecnico, verso il blu. È quello che vedevamo qui, a questo lato. Okay. Adesso lo faremo, diciamo, asciugare un pochino e vedrete che inizia a cambiare. E tutto questo io ho preparato, accanto a me c'è un pentolino che bolle con l'inchiostro che vorrò fare con il melograno, la pentolina con i petali di rosa, e vi volevo far vedere quanto sono potenti, intanto che andiamo avanti con questo incontro, i melograni vecchi. Allora, questi sono i melograni che vi ho fatto vedere prima. Io inizio a metterli in acqua. Dicevamo, inizio a mettere i miei melograni in acqua e voi vedrete che fra un quarto d'ora questa sarà già abbastanza gialla, un colore simile al cognac. Questo cosa vuol dire? Che se vogliamo risparmiare energia, ed è questo anche uno dei temi che affronteremo durante il corso di tintura alla fattoria dell'autosufficienza questo a maggio, si possono fare delle estrazioni solari. Cosa vuol dire? Mettere in dei grandi vasi al sole, e quindi l'esposizione al sole rinforza innanzitutto i tannini, perché i tannini esposti a ossigeno e luce solare tendono a scurirsi. Quindi sicuramente avrò un risultato molto efficace con l'esposizione al sole, tenendolo in acqua per settimane, ce li si può dimenticare. Altrimenti si può scaldare sul fuoco, come vedrete a breve, anzi lo faccio vedere adesso. Scusate, mi nasco un attimo dalla prima. Questi sono meno grani. Ma questi avranno bollito soltanto 10 minuti. Li ho messi in acqua mentre stavamo facendo le prove tecniche con le ragazze della fattoria. L'obiettivo è ottenuto questo inchiostro. Scusatemi, in realtà questo è un inizio. Grazia, mi sa che ti sei allontanata dal microfono, che non so quale delle due telecamere hai, e ti sentono un po', si sentiva meglio all'inizio, adesso ti sentiamo un po' male. Faccio una prova, mi Ecco, sentite? Mi così è perfetto. sentite? Così è perfetto. Quindi Perfetto, mi qua. sono allontanata prendendo la pentola, scusate. Certo. Allora, vi dicevo, questo in realtà non è ancora un inchiostro, potrebbe essere utilizzato come bagno di tintura, quindi immergendovi una stoffa o un filato pretrattati, quindi con dei sali metallici, perché sono quelli che permettono l'assorbimento della molecola colorante all'interno della fibra, oppure attraverso un processo di riduzione per evaporazione, quindi tenendo molto in pentola e togliendo l'eccesso di acqua, e magari verso la fine, entrando ulteriormente, andando e togliendo i depositi e aggiungendo un addensante che aiuti la vischiosità dell'inchiostro a essere, diciamo, più performante su carta, e a questo punto, anche diciamo di garofano, si può conservare il colorante utilizzare su carta. A questo proposito, io non mi ritengo, volevo dire, una realizzatrice di inchiostri. Non è che il mio ambito o dei colleghi molto preparati che Scusa, Lucrezia, scusa,
Ti fermo di nuovo, ti sentiamo di nuovo male. Aspetta. Ecco, così l'unico modo... Così? Ecco, così si sente bene. Come allora, ti... devo avvicinare il computer, perdonatemi. Ok, fai pure perché nell'altro modo non avete ti senti... avete perso pezzi? Secondo me sì, gli ultimi due minuti se li ripeti è meglio. Ah, perché quando sei frontale così ti si sente benissimo, però poi quando guardi l'altra... Va camera... bene, va bene. Da quando ho fatto vedere questa vaschettina? Sì, riparti da lì. Va bene. Allora, vi dicevo, questo in realtà non possiamo chiamarlo inchiostro, va bene? Perché ancora è un incipit di estrazione. Dentro un bagno colore, come lo chiamo io, di questa intensità potrei introdurre una stoffa o un filato trattati con un sale metallico. Io principalmente utilizzo i sali di alluminio oppure appunto l'allume di potassio, dipende poi da che tipo di bordensatura vogliamo andare a fare. Oppure se voglio realizzare un inchiostro, quello che si va a fare è una riduzione per evaporazione, quindi togliendo l'eccesso di acqua e intrapponando il massimo di sostanza colorante all'interno del liquido restante. A quel punto si può scegliere di aggiungere un pochino di addensante, potrebbe essere una gomma arabica, oppure vabbè, ci sono diverse tecniche, si possono anche raccogliere delle resine, delle piante da frutti, filtrarle, diciamo quello è un altro processo. Però riducendo questo bagno colore, conservandolo con un pochino di chiodi di garofano, lo posso impiegare su carta. Quello che stavo dicendo, quando evidentemente non mi avete sentita, è che non mi ritengo una produttrice di inchiostri. Ho dei colleghi molto più preparati di me che possono darvi ricette migliori. Questo è un, diciamo, una dimostrazione intermedia per accompagnarvi a fare dei lavoretti con i bambini. Quindi chiunque di voi avesse delle velleità nelle belle arti o comunque di pittura ad un altro livello, sicuramente vi consiglio di rivolgervi a qualcuno più preparato di me. Se volete vi do i loro contatti, io stessa ospito i loro corsi da me o magari un giorno li faranno alla fattoria. Quindi per adesso diciamo che ci stiamo divertendo a fare gli intruglioni su carta. Detto questo, io quello che faccio è... intanto questa vaschettina la tengo qui e cercheremo di impiegarla su carta. Voglio mettere sul fornello che ho a disposizione il pentolino con i petali di rosa, che è questo. Questa è una bella rosa rossa, in realtà non molto rovinata. I petali semplicemente si strappano, diciamo, si strappano. Evitiamo di mettere le componenti verdi, adesso vi dirò perché. Li metto in acqua e li faccio bollire. Adesso li metto sul fuoco, mi allontano un attimo. In questo modo vi farò vedere l'estrazione di un petalo. Voglio condividere con voi questo piccolo trucco del mestiere che ho osservato negli anni. È una tecnica molto empirica per capire come estrarre colore dal materiale che ci ritroviamo a raccogliere e a poter utilizzare, perché degli amici ci hanno dato dei semi di avocado piuttosto che dei melograni o dei ciuffi di carota. I petali di rosa no, possono essere sia freschi che secchi. L'unica cosa, se sono secchi, tendono a essere un po' meno brillanti come colore. Ve lo farò vedere adesso su parte. Quindi, mi sono persa? Allora, come riconoscere il materiale tintorio? Tutti noi, più o meno, soprattutto se siamo appassionati di autosufficienza, sappiamo cucinare, e lo do per assodato. Mi domando, che differenza c'è fra dei ceci e degli spinaci? La differenza è che se devo cucinare dei ceci, che sono molto duri, ho bisogno di creare un ammollo, un periodo in cui il materiale da cucinare, in questo caso, assorba liquidi,
poi tornare ad un livello, diciamo, di idratazione tale per cui la cottura sia efficace. Quindi un ammollo durante la notte, per esempio, oppure una lieve precottura, quindi dare un pochino di fiamma e poi far riposare nell'acqua tiepida e avviare la cottura, soprattutto se mi posso avvalere di una pentola a pressione il giorno dopo. Se invece devo fare la cottura degli spinaci, a maggior ragione se mi serve fare un ripieno per dei cannelloni o qualcosa di, che necessita di un verde brillante, sicuramente non vado a fare un preammollo dalla notte, una cottura lunga, ma faccio bollire l'acqua, quindi scotto brevemente la foglia verde in modo che resti intera e molto brillante. Questo è un tipo di tintura che io faccio quando lavoro per esempio con i ciuffi delle carote, e se farete la prova variano moltissimo nella colorazione se si tengono a bollitura da un minuto e mezzo a tre minuti, quindi un minuto e mezzo di differenza tra una cottura e l'altra possono dare da un verde lime, un giallo lime molto brillante ad un giallo più spento. Quindi quando parliamo di melograni, in questo caso sono secchi, lavoriamo con la buccia e quindi hanno, diciamo, una consistenza intermedia fra il morbido e il duro, posso avvalermi di un preammollo, posso fare una cottura più lunga finché non vedo che il colore è estratto. Ma se vado a fare la stessa cottura su una calendula raccolta fresca o su dei petali freschi di rosa, mi posso accorgere che allungando troppo i tempi rischio di perdere delle qualità coloranti. Questo mi capi. Quindi, che cosa ho fatto ieri? Ho preso delle rose le ho messe nella centrifuga, quindi questo è un centrifugato di rosa rossa, estremamente fresco. Prima vi ho detto che vi avrei fatto vedere la differenza fra l'inchiostro bollito e l'inchiostro fresco. Intanto lavoriamo con quello fresco, perché quello in cottura sta appunto ancora cuocendo. Come cavolo cappuccio, la rosa ha la caratteristica di essere molto sensibile al pH. Questo cosa vuol dire? Che se io vado a tingere una stoffa con un colorante sensibile alla... Questa è del bicarbonato. Sto mettendo, vedete come tira fuori il turchese? Sono molto simili i due colori, però vedrete che nell'asciugarsi danno effetti diversi. Quest'altra parte metterò un pochino di acido citrico, quindi l'acido mi tira fuori i rossi accesi, molto brillanti, le basi mi tirano fuori invece gialli, verdi, blu. Andiamo verso il giallo, sono alcalini, quindi questo è molto giallo e mi viene il sospetto di aver preso la soda Solvay invece del bicarbonato, penso proprio di sì, se no sarebbe diventato turchese. Adesso proviamo un angolino con il bicarbonato e vi faccio vedere. Allora, vi dicevo che se io andassi a tingere una stoffa con i petali di rosa oppure con il cavolo viola, cosa che purtroppo ad oggi alcuni tintori ancora insistono a fare e a dare corsi per imparare a tingere con le bacche viola, perderei l'effetto della colorazione, perché dipenderebbe moltissimo dal tipo di acqua o dal detersivo che andrei ad utilizzare nel lavaggio. Quindi innanzitutto il mio tessuto andrebbe a virare, quindi a cambiare colore. E poi, essendo una molecola che ha una vita molto molto breve, andrebbe a presentare una poca o quasi nulla solidità ai lavaggi. Vuol dire che con l'acqua perderei l'effetto tintorio fino ad arrivare ad un grigino un po' sporco nell'arco di, a seconda di quanto lavate, però di un paio di mesi, due o tre mesi. Cosa che comunque si può fare, perché ognuno di noi può avere un approccio, diciamo, all'artigianato di un tipo piuttosto che di un altro. Vanno visti un po' come si chiamano tinture fuggitive, come se fossero dei mandala, qualcosa che io realizzo e poi so che mi lascerà un fondo lievemente tinto che potrò ritingere con una seconda volta, una terza volta, a seconda della tipologia di pianta tintoria che andrò ad impiegare.
Quindi vedete quanto si stanno accendendo. Questo è un lavoro molto interessante da fare con i bambini, perché mettendo loro in mano mezzo limone oppure una spugnetta imbevuta di limone, ve lo volevo far vedere proprio da vicino, vediamo se riesco ad alzare l'inquadratura, cioè non l'inquadratura, il foglio, metto proprio sotto. Allora, io adesso vado a mettere del limone nella parte dove c'è il blu. Guardate che succede. Vedete, inizia a cambiare. Inizia ad aprirsi e a cambiare. Il limone è un pochino più lento perché l'acido citrico di fatto è come se fosse del limone concentrato. Ci mette un po' più tempo a prendere il colore rosso che vedete invece dall'altra parte. Ok, stessa cosa, se io mi metto a lavorare questa parte qua con il limone, vedete dove c'era il bicarbonato. Credetemi, i colori sono molto più intensi di così, non riesco a farveli vedere bene con la luce. Mi permette di creare degli effetti, quindi l'aceto, addirittura se avete del vino avanzato potete apprezzare un pochino di variazione, la cenere oppure una saponetta, potete mettere in mano ai bimbi una saponetta e farli scarabocchiare su un fondale tutto di cavolo cappuccio, cosa che potremmo anche fare adesso. Prima però, io non so, voglio vedere quanto, c'è ancora un pochino di tempo, vi voglio far vedere una cosa molto 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 divertente. Prima di andare avanti e darvi altre informazioni tecniche, segnatevi tutto, è quello che vi dico, e poi se avete domande o me le fate alla fine, io cerco di fermarmi fra un quarto d'ora più o meno, e di modo che abbiamo 10 minuti per concludere, non riesco a prendere altri fogli. Cosa vi dicevo? Allora, questa cosa è molto divertente. Non è un materiale che raccogliamo, però lo troviamo nei supermercati o in erboristeria o comunque è di facile reperimento. La curcuma. In questo caso io ho sciolto della curcuma con un pochino di alcol, quello che utilizziamo per pulire le superfici. Ok? Rapporto 1 a occhio. Io in cui avrò messo un cucchiaino da caffè e mezzo in un dito di alcol, va bene? Una tazzina da caffè scarsa di alcol. L'ho sciolto, se volete fare i puristi del disegno lo potete filtrare perché c'è un pochino di deposito polveroso. Allora, kudzu o altre cose non le ho mai utilizzate per come addensante. Ho utilizzato la gomma di guar. È molto 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 potente. Guarda, io ho provato anche con l'acqua e puoi diluire anche con l'acqua se vuoi, solo che l'alcol dà un effetto un po' più strong. Quindi volendo utilizza con l'acqua o comunque fai acqua e qualche goccina di alcol. Faccio vedere su questo foglio io ho fatto delle macchie che sono più o meno invisibili. Okay, voi non le vedete, io più o meno ho messo un goccino di colorante solo per rendermi conto di quello che stavo facendo. E mi sono preparata delle soluzioni di acqua e bicarbonato, acqua e soda, acqua, acido citrico. Ok? Allora, questo è, diciamo, quello che viene chiamato l'inchiostro invisibile. I bambini si divertono molto. La curcuma la caratteristica di reagire con le basi e virare da gialla, è la soda solvée, si chiama carbonato di sodio solitamente, lo trovi come una lavorazione, la solvée è una... Lucrezia, quando ti fanno le domande in chat, ripeti anche la domanda se rispondi, perché ci sarà Ah, una persona pardon, che guarda la scusate, mi hanno registrazione chiesto e che quindi soda è il pensano carbonato che di magari tu sodio. sei impazzita a un certo punto. No, è vero, sembro, scusate, mi emoziona molto, mi fate le domande, ne fate tantissime. E ci sono anche dei commenti molto carini. Allora, la carta, mi chiedono che tipo di carta uso. Per i miei lavori, io mi trovo molto molto bene a lavorare su carta d'acquarello con una grammatura non inferiore ai 300 grammi. Ok? Quindi anche questi lavori qua che sono ritagliati, io amo moltissimo il ritaglio, cerco di utilizzare una carta, questa è liscia,
che volevo che con la telecamera non ci fossero increspature, però preferisco quella intermedia o bella, insomma, bella organica con una buona increspatura. Vi consiglio di cominciare con una 50-50, una 50 cotone, 50 cellulosa, perché se volete fare lavori con i bambini e magari non spendere tanto, prendete la 100% cellulosa. La differenza qual è? Che la 100% cellulosa, per essere tenuta insieme la pasta, ha degli agenti adiuvanti che tendono a virare, quindi ad alterare il colore. Quindi se voi date una spennellata sulla 100% cotone, una spennellata sulla 100% cellulosa, di questi inchiostri a base di antociani che avete visto, cambieranno, vedrete proprio due colori diversi, quindi vi altera un po' il risultato. Quindi vi consiglio magari di fare un investimento di una 50-50, magari fogli grandi, e poi ve li tagliate voi, così risparmiate qualcosina, e poi quando volete fare un bel lavoro prendervi magari delle carte artigianali 100% cellulosa, scusatemi, 100% cotone, che appunto tendono a essere molto più pregiate, ne trovate a fogli singoli, se andate in una bottega d'arte, in un negozio di belle arti, ne trovate di qualità stupende. Quindi io cerco di utilizzare carte, questo in realtà è un diario che non ha una carta spessa, però cosa faccio? Ritaglio, vedete, questo è ritagliato ed incollato sopra, e poi lavoro facendo dei collage. Questi sono dei pezzettini di lino, anche con delle stoffe, e appunto mi piace integrare nelle mie composizioni. Queste sono delle carte che io faccio quando mi avanzano gli inchiostri, questo piace tantissimo ai bambini, le rovescio tutti sul tavolo, prendo un grosso foglio ben assorbente, li spiaccico sopra, faccio degli effetti come questo qui. Okay. Mannaggia, non si vedono bene i colori, sembra grigio. In questo caso ho pulito i pennelli sulla carta di tutti i fondi che mi erano rimasti e poi li ho ritagliati. Quindi si possono fare davvero tantissime cose, lavorare con le forme e gli assemblaggi. Anche qui ci sono stoffe, questa è una viscosa che ho fatto a bundle dye. Vuol dire, se lo faremo nel corso, sono delle teline in cui noi mettiamo il materiale tintorio direttamente sulla stoffa preparata, parlo del corso che faremo a maggio, e realizziamo delle macchie. Lavoro moltissimo con le macchie, anche questa è una stoffa, e questi sono dei blu, dei verdi, questo è un effetto fatto a pennello con dei mordenti su una base di melograno, ho utilizzato il ferro, però questa è una cosa avanzata che appunto vedremo nel corso, se mi addentro nei viraggi con i sali metallici non ne usciamo vivi. Ecco, più o meno questo, cioè potete prendere un quaderno per archiviare, questa è una carta liscia, e poi andare a ritagliare i vostri risultati. Tornando a noi, stavamo parlando della curcuma. La curcuma ha la caratteristica di reagire con le basi, quindi io qui ho preparato un disegno invisibile che per adesso non vedete, fatto con alcuni puntini di bicarbonato, altri punti con la soda Solvay, il carbonato di sodio, e alcuni punti con l'acido citrico. L'acido citrico non reagirà con la soda, ma reagirà con il cavolo viola o con la rosa. Quindi andremo a fare diverse striscioline e vedremo come si va a colorare il foglio. Spero che si veda bene. Così qua. Io avevo fatto un puntino con il cavolo, scusatemi, con l'acido citrico, e non ha reagito. Questa cosa fa impazzire i bambini, perché di fatto il foglio è trasparente e io con un'unica passata riesco a creare un effetto policromatico. Ok? Adesso passiamo alla rosa. Vi faccio vedere, upsi, devo spostare questo, che cosa succede. Mannaggia, qui è molto viola, non si vede.
questa cosa sì, mi dispiace tantissimo. Per esempio, qua c'è ancora un pochino di acido citrico che vedo. Questo diventerà rosso, quindi resterà viola il contorno. Adesso vi faccio vedere, ho preparato un altro po' di macchiette qui. Riproviamo con la curcuma, vediamo cosa succede da questa parte. Non so se avete visto il cambiamento del rosso dal giallo. Guardate, io comincio qui che è giallo. Ok? Giallo, 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 arrivo qui, diventa rosso. Vedete? Riparto. Parto con il giallo, scendo, 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 inizia a colorarsi. Perché l'ho fatto asciugare prima, qui invece avevo usato l'acido citrico per fare l'effetto con inchiostro di rosa, che però non mi sta dando grandi soddisfazioni alla resa sullo schermo. Quindi faccio così. Vedete, qui è diventato blu perché avevo creato... Quello vi consiglio, quando immergete i pennelli negli inchiostri, di fare sempre un passaggio in acqua, perché altrimenti vi trovate a contaminare l'inchiostro che vi può diventare o tutto blu o tutto fucsia. Quindi stare molto attenti anche quando lavorate con i vari modificatori del pH, di sciacquarvi le mani se avete usato le mani o comunque cambiarvi i guanti, insomma, fare in modo che non ci siano contaminazioni, sennò è molto facile che virino. Quindi questo è un effetto che si ottiene con, ve lo ripeto se magari qualcuno si era scollegato un attimo, curcuma e alcol, oppure curcuma e acqua e qualche goccina di alcol. E una soluzione o di acqua e bicarbonato, può essere un cucchiaino un cucchiaino da tè di bicarbonato in una tazzina e mezzo di caffè. Oppure, se volete un effetto un pochino più strong, un po' più reattivo, utilizzare la soda Solvay, il carbonato di sodio. Se lavorate con i bambini, io vi consiglio di utilizzare il bicarbonato di sodio perché è estremamente, insomma, compatibile con una lavorazione atossica della carta e anche dovessero toccarsi una guancia o accidentalmente leccarsi un dito, non succede nulla. E ovviamente evitate che lo facciano, soprattutto che si tocchino gli occhi. Questo possiamo chiamarlo inchiostro invisibile. Una cosa molto divertente da fare con questo effetto dell'inchiostro invisibile è questa. Adesso voglio vedere se si è asciugato abbastanza il foglio per farvelo vedere, lo vado a prendere. Questo lo dedico alla famiglia dell'autosufficienza. Vediamo se viene questa cosa. Ok. Scrivere dei messaggi invisibili e mano a mano insegnare, io ho due bimbi, due maschietti, insegnare loro a leggere e a scoprire che cosa c'è scritto sotto. Concedetemi il permesso di essere andata a capo in un modo che non è quello ortodosso, però volevo fare una composizione artistica, non onorare l'ortografia. Così qua. E questo è un altro esperimento molto carino da fare con i bambini. Alice, Lucrezia ci diceva se queste meraviglie che fai si possono fare anche con barbabietole, spirulina e tutte le altre tinture naturali. Allora, guarda, la spirulina io la utilizzo, quella che vedete in queste
in questi blu qui, vediamo se li ritrovo. Per esempio, questo blu qui è spirulina. A me piace lasciarla polverosa. La spirulina io sempre la utilizzo con un pochino di alcol perché vedo che dà una resa migliore, quindi sì. L'unica cosa è non ci dimentichiamo che comunque sono alimenti, quindi io tendenzialmente cerco di usare ciò che resta, ciò che andrebbe buttato. La spirulina ha un costo molto elevato, quindi se proprio dite ho un bimbo molto allergico oppure ho un bimbo molto molto piccolo e voglio farlo giocare con il colore, a quel punto fate acqua e spirulina, anche lì un pochino ad occhio, deve essere liquida di una pastella, ma non troppo troppo liquida per non ottenere un blu troppo troppo slavato. E a quel punto lo potete fare, insomma, fare voi la scelta. A me avevo una busta di spirulina che aveva un sapore terribile, non riuscivo a prenderla come integratore alimentare e ci ho fatto il colore. E la barbabietola ha la possibilità di essere impiegata su carta, sì. A questo punto però non sono certa che faccia parte della famiglia degli antociani, quindi se è della famiglia, diciamo, delle bietole, quindi delle verdure a costa rossa, dei rabarbari, eccetera, eccetera, dovrebbe virare non con il bicarbonato, che è una base troppo blanda, ma con la soda, e quindi dal rosso darvi il giallo. Non fucsia darvi il giallo e non dovrebbe essere sensibile agli acidi, quindi l'acido citrico, il limone e l'aceto. Fate la prova, io come vi ho detto, se compro la barbabietola me la mangio, non l'ho utilizzata per fare altro. La linea guida è che ciò che può essere mangiato, per esempio anche i petali di rosa possono essere mangiati, non sono considerabili, tutto non è considerabile come tintura solida per la stoffa, quindi può essere impiegato nella colorazione di altri cibi, di effetti ovviamente di breve vita, perché sono colori che poi col tempo tendono a scolorirsi, quindi se pensate di fare un investimento o produrre delle opere pittoriche con tutti questi coloranti, studiate bene, perché magari vendete un'opera e dopo 2 anni diventa qualcosa di molto molto blando, quindi insomma bisogna studiarli gli inchiostri, sapere come impiegarli. Le bacche del sambuco vanno bene, però anche quelle sono da mangiare. E mi dicono, io ho usato le bacche di sambuco, vanno benissimo, soprattutto se avete il sambucus ebulus, che io e i miei figli lo chiamiamo il sambuco puzzone, che di fatto non può essere impiegato per preparazioni alimentari, lo potete direttamente martellare sul foglio, romperlo, utilizzarlo proprio come se fosse un gessetto, vi lascia dei bei disegni e poi a quel punto fare dei viraggi. La buccia delle cipolle assolutamente sì, dà dei coloranti molto interessanti, sarà uno dei prodotti che utilizzeremo durante il corso di maggio, e vi consiglio di salvarla sempre, tenerla da parte. La buccia di cipolla è sia rossa che dorata, danno 2 colorazioni differenti. Adesso inizia a essere pronto il nostro inchiostro di rosa e vi faccio vedere la cosa bizzarra che evidentemente... No, brucia tantissimo, aspettate, dove ho messo la presina? Come molti di voi sanno, non so se c'è qualche romano che sta guardando il video, l'acqua romana è estremamente alcalina, un residuo fisso molto importante ed è piena di calcio, di materiale che... Vedete che è blu? Aspettate, tolgo... il sottopentola sotto. Vedete che è blu l'acqua? Questo che cosa vuol dire? Che anche solo con l'acqua ho ottenuto un viraggio della colorazione. Voglio avvicinarvela perché è un blu petrolio. No, così sembra grigio. Vabbè, fidatevi di me. Faccio una foto dopo, la posto da qualche parte, però è molto, vediamo se riesco a metterla su carta. Blu grigetta. Allora, ovviamente questi petali li faccio bollire non 2 ore o 3 ore come farei con un melograno. Dove l'ho messo il melograno? Eccolo. Già in un quarto d'ora, mi serve un'altra pipetta,
già in un quarto d'ora mi ha dato un risultato molto più interessante. Posso far bollire una mezz'oretta, non di più. L'obiettivo è utilizzare pochissima acqua e tanti petali, quindi diciamo che questi petali sono anche pochi in questa quantità di acqua, quindi tendrò a farlo restringere molto. Di voi abituato a farsi gli sciroppi in casa, ecco appunto parlavamo di sambuco, cercare di farlo ritirare dandogli una consistenza che è un po' meno che liquida, quindi è leggermente più vischiosa. Quando avete utilizzato i petali di rosa e vi avanzano invece questi, i gambi, ok? Quindi quando avete utilizzato le vostre rose. Adesso ne aggiungo altre perché l'inchiostro me lo voglio fare, nel senso che l'ho finito, quindi andrò avanti con le cotture anche dopo che ci saremo salutati. I gambi, che cosa potete farne? I gambi sono ricchi di due coloranti che già vi ho menzionato, più altri che diciamo aiutano, di tannini e flavonoidi. In questo caso la rosa ha le spine. Le piante che presentano spine sono ricche di tannini e quindi utilizzabili nella tintura anche delle stoffe. Parliamo di more, quindi non il frutto, ma il rovo, more, la bougainville, piuttosto che le mimose, le acace. Quando una pianta presenta spine è molto buona per tingere o preparare le fibre alla ricezione del colore, ad accogliere il colore. Okay? I tannini sono dei nostri grandi amici. Prima di lasciarvi, voglio dire, o meglio, prima di passare alle domande e alla fase conclusiva, perché sennò Francesco poi giustamente mi dice se è una chiacchierona, vi volevo far vedere questi due elementi. Questi due elementi sono, da un lato, un vecchio chiodo arrugginito, dall'altro, una galla. Chi di voi va in giro per i boschi sa che queste specie di palline crescono principalmente sulle querce, ma ogni, diciamo che quasi ogni pianta ha la sua tipologia di galla. Esistono diverse tipologie, possono avere delle forme aliene, tipo che sembrano delle lacche rosse, oppure sembrano dei ricci delle castagne, ma in realtà quello che vedete non è un castagno e ha queste specie di piccoli nidi pelosi, e quelle sono altre galle. Diciamo che queste galle qui poi presentano dei buchini che sono appunto il punto di fuoriuscita dell'insetto, vengono generate da appunto un insetto cugino della vespa e inoculando, diciamo, la propria genia nella pianta, inocula anche una sostanza che induce l'albero a creare una sovrapproduzione di tessuto corticale, in questo caso, quindi di corteccia, o di tessuto fogliare a seconda di dove va, appunto, e di che insetto è, a depositarsi, a fermarsi. La pianta quindi crea questa specie di casetta, che dentro è tutta poi è piena di cunicoli perché ci vive dentro l'animaletto ed è tannino allo stato puro quasi, è molto molto carica di tannini, proprio perché i tannini, come vi dicevo, hanno la funzione di proteggere la pianta e di garantire la tutela delle sue parti vitali. Quindi ne troviamo tantissimi nelle bucce dei semi. Ci sono molti tannini nelle bucce delle castagne, nei ricci delle castagne, nei semi, quindi la parte esterna dei semi di girasole, semi di avocado, addirittura sappiamo tutti quanti il mallo di noce, ma la stessa buccia della noce. Quindi tutta la parte di tannini, a seconda della famiglia di tannini di cui stiamo parlando, possono essere lagitannini, gallotannini, eccetera, eccetera, hanno più o meno forza e possono essere impiegati più come stoffa oppure come vere e proprie tinture. Questi due ingredienti ve l'ho fatti vedere perché sono alla base degli inchiostri utilizzati dagli amanuensi medievali per realizzare l'inchiostro ferrogallico, che era appunto fatto con ferro e galle. Mi stavo dicendo prima una cosa interessante, che adesso mi sono dimenticata nuovamente.
che tutto ciò che si può mangiare appunto non è buono per tingere, ma ciò che contiene ciò che possiamo mangiare invece è molto interessante. Quindi le bucce delle cipolle, le bucce degli avocado, le bucce delle castagne e via dicendo. Quindi facciamo attenzione alla parte che scartiamo dei nostri alimenti, perché potremmo farci o dei colori utilizzabili sulla carta, oppure, andando avanti nella scoperta delle colorazioni naturali della tintura, tingerci delle stoffe. Qui vi volevo far vedere brevemente un campionario di colori che io vado ad arricchire ogni stagione con delle prove su carta, o su stoffa, che in questo caso sono lino, seta, lana, stoffa di lana, lino più leggero e cotone, o su filo, che sia cashmere o merino. E mano a mano, a seconda della stagione, vado a crearmi la palette e a capire, mi metto così, e a capire che tipologia di pianta, quali colori mi dà. Questa è molto importante, questa è una zona che devo ancora riempire, c'è il nastro biadesivo. Vedete, questa è la differenza nel ciuffo di carota che vi dicevo. Ciuffo di carota cotto poco su seta e ciuffo di carota cotto di più su cotone. Abbiamo un verde acceso ed un giallo. Stessa cosa qui. Questo è il ciuffo di carota cotto poco. Cotto poco, cotto di più. Quindi questa è la variazione di un minuto e mezzo nell'estrazione di un materiale tintorio morbido, e così via dicendo. Questa è la castagna, questo è l'avocado. Quindi quello che vi consiglio di fare è iniziare a fare delle prove. Io ho anche le pagine degli errori, per esempio questi sono errori utilizzati con le rose. Qui ho utilizzato in questa riga qua l'acqua di ammollo dei fagioli neri, però sono andati via. Questo è un fico d'India frullato e basta, con un pochino d'acqua, che ha dato questo giallo molto solido sulla lana, e via dicendo. Quindi ci sono tante prove, poi qui ci sono gli effetti. Questo era un effetto che abbiamo fatto durante il corso della fattoria dell'autosufficienza, questo è dello scorso anno. Queste sono le striscioline di stoffa che abbiamo utilizzato per legare le magliette. Poi abbiamo realizzato il tinto durante il corso, avevano questo effetto maculato che è piaciuto moltissimo alle ragazze. E quindi io con questo inizierei a rallentare e a domandarvi se avete delle ulteriori cose da chiedermi. Sì, Lucrezia, per tenere i colori a lungo li fissi, come? Guarda, questa è una domanda molto interessante. Però è un focus abbastanza importante. No, diciamo che si utilizza, avete presente quella specie di pietra che si chiama lume, che si utilizza a volte da passare sotto le ascelle? Ecco, io vi sconsiglio di utilizzarla a contatto con la pelle, perché comunque è considerato un metallo pesante. Però è ottima per il trattamento delle stoffe, soprattutto delle stoffe di origine animale, quindi lana, seta, quindi diciamo di fibre proteiche. E per esempio era utilizzata moltissimo come sostanza per il trattamento e la concia della pelle. Infatti non lontano da casa mia c'è allumiere Olfa, dove c'erano delle cave di allume bio, quindi una sostanza biodisponibile, molto utilizzate dagli antichi romani. Ad oggi è un materiale che viene prodotto industrialmente, quindi diciamo che esiste sulla superficie terrestre, ad oggi l'uomo lo produce. Questo tipo di lavorazioni, a mio avviso, va fatto accompagnati da un insegnante, perché sono comunque dei sali metallici ed è bene imparare a dosarli e ad utilizzarli. Quindi vi consiglio, se avete preso un libro e volete muovere i primi passi, di rivolgervi a un insegnante di tintura locale che vi possa spiegare come impiegarli, perché soprattutto se iniziate a utilizzare questi sali metallici nella vostra cucina e non avete dei fornelli esterni, ci possono essere delle contaminazioni di polveri o di fumi e avete dei bambini in casa, è qualcosa che bisogna saper comunque utilizzare.
E quindi piano piano, adesso non c'è il tempo per parlare delle percentuali e delle lavorazioni, perché faccio dei corsi a volte solo sulla mordenzatura, perché va fatta bene. Chi altro? Ho visto qualche altra domanda. Sì, ci aveva chiesto Luca più volte se poteva pitturare la calce con queste... Allora, guarda Luca, questa è una domanda fantastica. Se fai un corso di calce, invitami, ci vengo. E penso che tutto ciò deve andare a delle temperature comunque alte o restare come pittura muraria, deve essere di origine minerale, quindi inorganica. Noi abbiamo queste due grandi famiglie di elementi che danno colore, questo lo dico perché è una chiave di lettura che a volte tende a... Leggo anche dei colleghi che a volte fanno degli scivoloni incredibili sulla nomenclatura, che sono pigmenti e coloranti. La differenza qual è? Il colorante ha una sua... struttura molecolare che va in diluizione con il medium utilizzato, quindi nel caso dell'acqua si scioglie nell'acqua, entra in un legame vero e proprio elettrico con l'acqua e permea la fibra dando una colorazione uniforme all'interno della sostanza che viene utilizzata come sostrato. Il pigmento è di fatto un sasso, permettetemi, pensate a un lapislazzolo, che viene macinato molto finemente, ma che se andiamo a prendere un microscopio resta lapislazzolo nella sua forma più piccola. Quindi non va in diluizione perché resta sempre se stesso, ma va in dispersione. Quindi ha bisogno di un medium che in questo caso sia abbastanza amalgamante, quindi può essere una proteina dell'uovo, una proteina del latte, oppure medium sintetici come si utilizzano ad oggi, oppure può essere un olio di semi di lino e via dicendo, ed ha la caratteristica non di permeare, ma di coprire. Se voi prendete la stampa fatta su una t-shirt e girate la maglietta, la stampa sta solo davanti e non sta dentro. Quindi la stampa che viene fatta con pigmenti è coprente. Quindi tutto ciò che veniva impiegato per pittura muraria sul grassello di calce piuttosto che calce aveva la caratteristica, anche per un fatto di solidità, di durevolezza nel tempo, diverso è creare degli tonaci per le stufe con dentro delle piante aromatiche che diano profumo con il rilascio della temperatura progressiva della stufa, della combustione, però non è un effetto colorante ma un effetto aromatico, che anche lui diciamo un po' la sua vita, non è per sempre. E in quel caso vanno utilizzati degli elementi inorganici, quindi di matrice minerale. Lucrezia, io ti ringrazio molto per questa tua presentazione. Abbiamo già sforato il tempo massimo, per cui anche se c'erano diverse domande dobbiamo concludere. In realtà, come vi ha anticipato Lucrezia stessa, avrete modo di conoscerla qui alla Fattoria dell'Autosufficienza quando a maggio, dal 19 al 21 maggio, terrà il corso di Rammendo Creativo e poi dal 22 al 25 maggio Tingere con i colori, con i doni della terra. Con i doni della fattoria in questo caso, perché andiamo a fare a caccia al tesoro nella fattoria. Esatto. Grazie ancora e buon proseguimento di pomeriggio. Grazie, ciao.